tutti, eccomi qui per una nuova review in pillole e oggi si parla di sopracciglia. Nella fattispecie vi parlo di questo Ultimate Brow Kit di Wet n Wild nella tonalità Ash Brown e vi faccio vedere l'applicazione di tutte e tre le cialdine, quindi cera, cialda più chiara e cialda più scura. E poi, insomma, vedete anche come rifinisco le sopracciglia con il correttore se serve. E poi ne parliamo un po'. Ok, questa era l'applicazione. Allora, io ho acquistato questo kit da OVS, l'ho pagato poco meno di 6 euro e nella scatola, assieme a questo kit, c'era anche una matita trasparente, sempre per modellare le sopracciglia, che però non ho ancora usato e di cui vi parlerò separatamente. E poi anche due stencil per sopracciglia che però io non uso perché non vanno bene per la mia linea e uno è gigantesco e un altro, insomma, potrebbe anche adattarsi, ma è diverso dalla mia linea appunto di sopracciglia, quindi preferisco farle a mano libera. All'interno di questo kit, che è in plastica con il tappo trasparente, si trova innanzitutto di lato lo specchio, se riesco a farlo uscire. Le tre cialdine, una mini pinzetta e un pennellino che io uso molto volentieri perché insomma ha una buona forma e mi permette appunto di applicare la cera. Io lo uso appunto per la cera, quindi la prima cialdina. Allora, la cera appunto è trasparente e io la prelevo direttamente con il pennellino e la vado ad applicare sulle sopracciglia. È abbastanza scorrevole, quindi non fa grumi, non è troppo dura, non è troppo, come dire, collosa, diciamo. Quindi si stende molto bene e modella bene i peletti e prepara appunto l'arco per poi applicare le polveri. Come avete visto dall'applicazione, io vado prima ad applicare la polvere più chiara su tutto l'arco, soprattutto inizio dalla parte sotto, vado alla parte finale, poi definisco anche l'inizio. E tra parentesi, io non sono quasi mai soddisfatta delle mie sopracciglia perché trovo sempre qualche difettino, però cerco di andare oltre perché altrimenti starei là ore ed ore. E poi per ultima applico la cialda più scura. Per definire un pochino, insomma, magari soprattutto sulla parte finale, definire un po' la coda e tutto quanto. E vi ho già parlato della cera, ora parliamo delle polveri che, insomma, mi piacciono perché sono belle pigmentate. Vi faccio vedere gli swatch. Guardate, sono belle pigmentate, quindi, consiglio se volete prendervi questo kit.
non trovo mai quello che cerco. Se volete prendervi questo kit, di usarne poca alla volta, altrimenti insomma fanno dei segni veramente troppo netti e fate un macello, quindi poche alla volta, che poi si fa sempre in tempo ad aggiungere. E ovviamente avendo applicato prima la cera, quante volte dirò cera in questo video non lo so, e questa tende un pochino, a mio avviso, a scurire le polveri, e per quello io inizio sempre dalla più chiara e poi eventualmente aggiungo anche la più scura, perché non parto dal marrone scuro, perché altrimenti ho paura che il sopracciglio risulti troppo troppo definito, troppo scuro, troppo duro e quindi insomma l'effetto non sia bello. Hanno una texture molto ricca, molto particolare, sembra quasi una crema e si stendono veramente molto molto bene, senza fare grumi, senza lasciare spazi e appunto poi il risultato lo vedete e l'avete visto, mi piace, sono totalmente opache ovviamente e sono due marroni freddi, che secondo me si possono usare anche come ombretti classici se insomma avete solo questa, si possono usare anche per scurire la via esterna o come eyeliner, insomma alla fine sono sempre ombretti. È un kit molto compatto e avendo anche lo specchio ideale da portare in borsetta, in viaggio, insomma ovunque. E non costa tantissimo, insomma, poi all'interno della scatolina c'erano anche altri due prodotti, quindi il costo è veramente basso, però la qualità secondo me è buona, anche perché la resistenza è veramente ottima, e il colore non si altera, non cola, non si ingruma, come dico io, insomma, rimane un bel sopracciglio. Come lo fate per tutto il giorno, e secondo me, insomma, non, se mixate, se trovate il mix giusto delle due polveri, la colorazione giusta, non risulta troppo finto, ecco. Non lo consiglierei alle bionde o comunque a chi ha i capelli molto chiari, perché, cioè, come vedete, anche la polvere più chiara è comunque bella decisa. E niente, io spero di esservi stata utile con questa review. Presto vi farò anche quella della matita trasparente, insomma, quando inizierò ad usarla. E credo sia sostanzialmente la versione matita della cialdina con la cera che c'è qui. E basta, ditemi se anche voi l'avete provato, se vi ha incuriosito questa recensione e se avete altri prodotti per sopracciglia che avete provato o che magari vi interessa che io provi per poi avere la recensione. Io vi saluto anche perché non c'è quasi più luce e vi aspetto alla prossima. Ciao!